Le preoccupazioni dell'Unione Europea sul rispetto dello Stato di diritto in Italia, dalla giustizia alla libertà dei media. Il crollo di Scampia che ha provocato morti e feriti e riacceso la rabbia di un quartiere che da sempre si sente abbandonato. E l'attesa di Parigi per le Olimpiadi che iniziano domani. È giovedì 25 luglio e di queste storie parliamo nella puntata di oggi di Giorno per Giorno, il podcast sui fatti più importanti per orientarsi nel mondo con le voci dei giornalisti del Corriere della Sera. E io sono Francesco Giambertone. Per citare ancora una volta Tocqueville, democrazia è un potere di un popolo informato. Ecco perché ogni atto rivolto contro la libera informazione, ogni sua riduzione a fake news, è un atto eversivo rivolto contro la Repubblica. Ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato così dell'aggressione subita alcuni giorni fa dal giornalista Andrea Joly fuori da un circolo di Casa Pound. Al di là di questo caso, Mattarella ha parlato della libertà di informazione, che è anche uno dei pilastri dello Stato di diritto. Proprio sullo Stato di diritto dei 27 Paesi membri dell'Unione Europea, sempre ieri la Commissione ha pubblicato la sua quinta relazione annuale. Si tratta in sostanza di una fotografia di quanto gli Stati rispettino i diritti dei propri cittadini. Secondo le istituzioni europee, quanto più una nazione evita di prendere decisioni arbitrarie, tutela la magistratura, combatte la corruzione e salvaguarda la libertà dei media, tanto più si considera rispettosa dello Stato di diritto. Insomma, è anche un po' un termometro del livello di democrazia di ogni paese. Se un governo introduce delle regole che mettono in discussione l'indipendenza della magistratura, ovviamente va contro lo Stato di diritto. Faccio questo esempio perché è una delle accuse che viene sistematicamente rivolta, ad esempio, all'Ungheria. In passato era stata rivolta anche alla Polonia. Altri esempi di non rispetto dello Stato di diritto è la mancanza di rispetto dell'indipendenza dei media. Una stampa libera è garanzia di democrazia. Francesca Basso, corrispondente del Corriere da Bruxelles, dopo questa premessa mi ha spiegato che cosa dice il rapporto di quest'anno, che suggerisce alcuni aggiustamenti a tutti i paesi, compresa l'Italia. Ci sono vari aspetti che preoccupano la Commissione europea e ci sono anche delle raccomandazioni. Sono 6 quelle rivolte a Roma e non necessariamente le raccomandazioni esauriscono le preoccupazioni di Bruxelles. Le raccomandazioni chiedono a Roma di impegnarsi di più nella digitalizzazione per i tribunali penali e per le procure. Questo ovviamente per accelerare anche i tempi della giustizia. Chiede di adottare la proposta legislativa in sospeso sui conflitti di interesse e di istituire un registro operativo per le lobby. Questo per aumentare ovviamente la trasparenza. Poi c'è quella di regolamentare le informazioni sui finanziamenti ai partiti e le campagne elettorali, quella di tutelare i giornalisti e garantire l'indipendenza dei media e poi chiede di creare un'istituzione nazionale per i diritti umani in linea con i principi dell'ONU. Queste sono le 6 raccomandazioni rivolte al nostro paese. Nel rapporto la Commissione europea esprime anche alcune preoccupazioni nei confronti dell'Italia, ad esempio sul modo in cui viene gestita la televisione pubblica, cioè la RAI. Secondo la Commissione, il sistema di governance della RAI non ne garantisce la piena indipendenza e questo rappresenta una fonte di preoccupazione da lungo tempo in Italia. Ma tra i soggetti e le tematiche che suscitano preoccupazione c'è per esempio anche la nuova legge sul reato dell'abuso di ufficio. La nuova legge limita la portata del reato di traffico di influenza e potrebbe avere, secondo Bruxelles, delle implicazioni per l'individuazione e l'investigazione di frodi e corruzione. Quindi la Commissione accende un faro su questo.
Su alcune questioni il documento si limita, in un certo senso, a riportare le preoccupazioni di alcuni portatori di interesse. Per esempio, sempre sulla riforma della giustizia in Italia, si dice che, cito testualmente, le modifiche proposte alla prescrizione potrebbero ridurre il tempo a disposizione per condurre procedimenti giudiziari per illeciti penali, compresi i casi di corruzione. La percezione degli esperti e dei dirigenti aziendali è che il livello di corruzione nel settore pubblico rimanga relativamente elevato. C'è la preoccupazione che ci sia un'indebita pressione sul sistema giudiziario da parte della politica. Questo testa preoccupazione non solo in Italia, ma anche in Slovacchia e in Spagna. E la Commissione dice c'è il rischio che le dichiarazioni pubbliche di governi e politici possano influenzare la fiducia nell'indipendenza della magistratura. E viene citato il fatto che il livello di indipendenza giudiziaria percepito in Italia continua a essere basso, quindi è un livello di indipendenza percepita, non reale. Ma anche questo ovviamente è importante da tenere presente. La Commissione, nel suo rapporto su tutti e 27 gli Stati membri, ammette che i risultati di queste raccomandazioni sono piuttosto limitati, anche perché non possono costringere nessun paese a fare qualcosa che non voglia fare. Infatti si tratta di raccomandazioni di fatto non vincolanti, ma che è auspicabile seguire, e spiega che finora sono state accolti i 2/3 delle raccomandazioni formulate, per esempio, nel 2023. Però, dice la Commissione, rimangono delle preoccupazioni sistematiche e la situazione si è ulteriormente deteriorata, un po' in tutti i paesi europei. Il messaggio che noi vogliamo far passare è che non è Scampia, questa non è una tragedia di Scampia, ma deve essere una tragedia a livello nazionale. Vincenzo Paradisone, presidente del Coordinamento Periferie Unite, è una delle tante persone che ha organizzato la raccolta di aiuti per gli sfollati di Scampia, dopo il crollo del ballatoio nel palazzo noto come Vela Celeste, avvenuto lunedì. Ieri all'ospedale Cardarelli di Napoli è morta Patrizia Della Ragione. Aveva 53 anni ed è la terza vittima del disastro. Era la madre di Roberto Abruzzo e la zia di Margherita Della Ragione, i primi due a perdere la vita. Ora a preoccupare è la situazione di due figli di Patrizia, Giuseppe e Luisa, di 34 e 23 anni, della 25enne nuora Martina Russo e di due delle 7 bambine ferite nel crollo. Circa 300 degli 800 sfollati del primo giorno sono rientrati nelle loro abitazioni, 48 ore dopo il crollo del ballatoio del terzo piano dell'edificio, che ha poi travolto i due sottostanti, con le persone che ci si trovavano. Quando nominiamo la parola ballatoio pensiamo a quello dei palazzi dove viviamo, pianerottoli o ballatoio, dove si aprono le porte. Fulvio Bufi, che per il Corriere della Sera sta seguendo questa storia, mi ha spiegato perché i ballatoi di Scampia sono invece un'altra cosa. Nelle Vele i ballatoi sono dei vicoli nel progetto iniziale degli architetti che hanno disegnato le Vele. Insomma, c'era questo progetto di socialità, di luoghi dove creare socialità tra gli abitanti del palazzo, e questi ballatoi erano sostanzialmente dei vicoli dove incontrarsi, vicoli esterni coperti ognuno dal ballatoio del piano superiore, quindi si trovano questi corridoi di cemento e ferro uno sull'altro. Un crollo su cui sta ovviamente indagando la magistratura, ma che è relativamente sorprendente, visto lo stato di abbandono in cui le Vele di Scampia versano da più di 40 anni, cioè praticamente da sempre. Le Vele sono una scommessa persa, perché quando nasce Scampia è un'area alla periferia di Napoli che si chiama così perché in dialetto Scampia significa senza campi. La Scampia è quella parte di terreno dove nemmeno i contadini vanno a piantare perché è completamente arida. In questa area fu creato questo quartiere periferico che doveva essere una periferia di quelle ridenti, di quelle delle grandi città moderne. Non lo è mai stato, e le Vele dovevano poi rappresentare il simbolo di questa periferia. Lo hanno poi rappresentato, ma in negativo.
L'architetto Franz Di Salvo, che le progettò a metà anni 60, prese a modello le celebri costruzioni di forma triangolare che ancora oggi si vedono in Costa Azzurra. Nel progetto iniziale dovevano contenere non solo abitazioni residenziali, ma anche luoghi di incontro come piazze o centri commerciali che ricreassero un quartiere. La costruzione fu terminata nel 1975, senza che tutto questo venisse realizzato davvero. E poi, alla fine del 1980, tutto. Questi appartamenti, questi palazzoni vuoti furono destinati precipitosamente ai terremotati della provincia di Napoli, terremotati di alcuni quartieri della Napoli antica dove i palazzi furono danneggiati dal terremoto del 23 novembre e quindi è cambiato tutto, cioè si è completamente abbandonato il progetto di una periferia ridente, tutto quello che doveva accadere nelle ville non è mai accaduto, gli assegnatari, gli sfollati hanno creato un altro tipo di realtà, quelle vele sono diventate il dormitorio di chi poi aveva attività e vita precedente in tutt'altri luoghi rispetto a Scampia e man mano, proprio perché erano un quartiere dormitorio, sono poi state conquistate da una criminalità che in quella zona purtroppo esisteva e in parte esiste ancora, anche se non più ai livelli di qualche anno fa. E quindi le vele sono diventate delle vere e proprie roccaforti, dei clan camorristici e dei punti di spaccio di droga, che è stata l'attività più fiorente della camorra in quella zona lì a Scampia. Dal punto di vista simbolico, l'abbandono da parte anche delle istituzioni si riassume nel progetto di demolizione di inizio anni 2000 di 4 dei 7 palazzi. La stessa sorte era prevista per altri 2, mentre l'unica destinata a sopravvivere è proprio la Vela Celeste in cui si è verificato il crollo. Una storia che potrebbe essere sufficiente a spiegare perché da questa tragedia sono nate le proteste di alcuni gruppi di abitanti che hanno occupato la vicina sede della Facoltà di Medicina dell'Università Federico II di Napoli, come avete appena ascoltato. Ma secondo Bufi non si tratta della solita protesta. C'è qualcosa di diverso perché ci sono due cose, due elementi secondo me da prendere in considerazione. Il primo è che oggi queste persone che vivono nelle vele alzano la voce per rivendicare un loro diritto, che è il diritto alla vita, ma non alla vita, alla qualità della vita, quella è pessima e ci convivono da molto, però nel momento in cui una vela si rivela quello che si è rivelata la Vela Celeste, cioè un posto che si può sgretolare in un momento qualsiasi e uccidere, queste persone sono venute fuori. E poi, secondo Fulvio Bufi, l'occupazione dell'università non è dovuta solo alla vicinanza fisica. L'università arriva come primo passo o uno dei primi passi per dare a Scampia qualcosa che non ha mai avuto, una qualità che non ha mai avuto. Hanno individuato nell'università il posto dove poter essere visti, poter avere degli interlocutori. Certo, non è normale, secondo me, che venga occupata un'università se non per questioni di rivendicazioni studentesche, però a Scampia non sono normali tante altre cose. Bonjour à tous. Dans deux jours, les Jeux Olympiques commencent, puis nos Jeux Paralympiques. Tout est prêt. Et regardez, même les anneaux sont là. Et la Tour Eiffel, le Trocadéro, pour la cérémonie d'ouverture et les épreuves. Alors bon jeu. On ouvre grand les Jeux. À bientôt. È tutto pronto, ha detto ieri il presidente francese Emmanuel Macron in un video pubblicato su Instagram, in cui riprendeva la Tour Eiffel alle sue spalle, sulla quale campeggiavano i 5 cerchi olimpici. Domani sera a Parigi si tiene la cerimonia inaugurale della 33esima Olimpiade, che durerà fino all'11 agosto. Purtroppo non ci sarà Yannick Sinner, che ieri pomeriggio ha annunciato il ritiro a causa di una tonsillite. Ma se dell'aspetto sportivo parleremo meglio domani, oggi con il corrispondente Stefano Montefiori vi raccontiamo in che modo la capitale francese si è preparata a questi giochi, che potremmo definire diffusi, perché si disputeranno in diversi punti della città, spesso riadattando dei monumenti storici o delle strutture già esistenti. Tutta la parte vicino al fiume
una parte che è suddivisa in zona grigia e zona rossa a seconda dell'intensità dei controlli, però insomma in generale tutta questa fascia di 6 km che va più o meno dal Jardin des Plantes alla Tour Eiffel, al Trocadéro, non si può passare se non grazie a un QR code di difficile scaricamento sul sito, perché poi certe volte non funziona, perché quando fa troppo caldo l'apparecchio dei poliziotti non lo riconosce. Insomma, ci sono un sacco di piccoli disguidi e piccoli fastidi che fanno sì che questa cerimonia di apertura, che sarà unica nel suo genere, perché per la prima volta nella storia delle Olimpiadi non si svolge appunto in uno stadio ma nel cuore della città, sta segnando molto la vita quotidiana dei parigini. Almeno di quelli che sono rimasti in città, perché in tanti, tra chi ha potuto permetterselo, hanno deciso di lasciare la capitale francese, dove peraltro la temperatura è intorno ai 25 gradi, quindi ottima per le gare, che tra l'altro sono iniziate già ieri, con alcune partite di calcio e di rugby 2 giorni prima dell'inaugurazione ufficiale. Ma il vero inizio dell'Olimpiade parigina sarà appunto la particolarissima cerimonia di domani sera lungo la Senna, su cui sfileranno le delegazioni di tutti i paesi partecipanti. È strutturata in 12 scenografie lungo i 6 km, a bordo di 85 battelli, con cantanti, artisti, molto segreto, avvolge ancora la cerimonia. Si sa che un acrobata attraverserà la Senna camminando sul filo, ma poi insomma ci dovrebbero essere molte scene spettacolari. L'altro aspetto interessante è che comunque la narrazione di questa cerimonia, che durerà ben 3 ore e 45 minuti, è stata affidata a una celebre scrittrice francese che si chiama Leila Slimani, che ha vinto il Prix Goncourt qualche anno fa, allo storico Patrick Boucheron, altrettanto importante e celebre qui in Francia soprattutto, e poi la sceneggiatrice della serie TV 10%, che fuori dalla Francia si chiama Call My Agent, che è Fanny Herrero. Queste personalità hanno lavorato insieme per anni per fare di questa cerimonia di apertura una sorta di storia della Francia, che sia però il contrario della storia della Cina che venne offerta agli spettatori per i giochi di Pechino del 2008. Cioè l'idea è che sia una storia che rispetti la diversità, il pluralismo, soprattutto il ruolo della Francia nel mondo, ma che insomma non sia una celebrazione nazionalistica e sciovinista della storia del paese che ospita le Olimpiadi. La cerimonia di venerdì sera sarà delicata anche sul fronte della sicurezza, visto che non si svolgerà in uno stadio molto più controllabile, ma in diversi punti della città con spettatori disposti su varie tribune. Un rischio oggettivamente molto alto. Per questo sono state prese misure di sicurezza usuali, per esempio il QR code che è necessario per accedere sul lungo Senna. La grande paura riguarda in particolare poi la squadra israeliana, che, vista la situazione internazionale e visto anche il precedente delle Olimpiadi di Monaco del 1972, è oggetto di una protezione assoluta, non solo da parte dei poliziotti francesi, degli agenti francesi, anche dalle truppe speciali del GIGN, che sono i reparti speciali francesi, ma anche dalle forze di sicurezza israeliane che sono arrivate a Parigi e che avranno il compito di affiancarsi alle forze francesi per proteggere gli atleti israeliani. Questi giochi dovevano essere il momento clou di quello che il presidente Emmanuel Macron aveva definito l'anno dell'orgoglio francese, in cui è caduto l'80° anniversario dello sbarco in Normandia e in autunno riaprirà la cattedrale di Notre-Dame dopo 5 anni di lavori. E invece l'Olimpiade parigina arriva nel cuore di una crisi politica che lo stesso Macron ha scatenato, convocando delle elezioni legislative anticipate dopo la sconfitta del suo partito a quelle europee. Da questo voto per l'Assemblea nazionale, come vi abbiamo raccontato in altri episodi, non è uscito un vincitore chiaro, ma al primo posto si è piazzato il Nouveau Front Populaire, la coalizione di sinistra, che vorrebbe nominare un primo ministro, ma non ha i numeri per farlo. In questi giorni ha fatto il nome della funzionaria Lucie Castet, ma Macron ha respinto questa proposta, visto che non otterrebbe la fiducia. Quindi Macron ha già detto che non nominerà nessun primo ministro prima della fine delle Olimpiadi e quindi ha ribadito la sua intenzione di fare di queste Olimpiadi una sorta di tregua politica, almeno la sua idea. Sospendiamo le trattative, i negoziati, sospendiamo soprattutto la lotta politica e la pretesa del Nouveau Front Populaire di avere il proprio primo ministro, ne riparliamo a fine Olimpiadi. Quindi è possibile che
sempre che le forze politiche trovino una coalizione un po' più ampia che dia qualche garanzia di arrivare in Parlamento e di riuscire a governare, una nomina possibile sarà dopo la cerimonia finale prevista per l'11 agosto e quindi una nomina possibile è ragionevole aspettarsela intorno a Ferragosto. Di Olimpiadi torneremo a parlare nei prossimi giorni, intanto per oggi ci fermiamo qui. Grazie a Stefano Montefiori, Fulvio Bufi e Francesca Basso e con Giorno per Giorno ci risentiamo domani. Giorno per Giorno, il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Francesco Giambertone. Coordinamento di Tommaso Pellizzari, produzione di Carlo Annese, editing di Manuel Iannuzzo, montaggio di Federico Caruso, Giacomo Vaghi e Giorgia Venturi.